una sorta di ritorno al vino di Gesù, delle nozze di Cana, un recupero importante a parte gli scherzi di una viticoltura e di un'enologia in un territorio così particolare alle porte di Betlemme. Direi di sì, è affascinante il fatto del vino di Cana 2000 anni dopo, ma soprattutto quello che sta dietro, cioè un progetto di solidarietà a sostegno di una cantina che peraltro è avviata, esiste da anni per dare una speranza a quella zona che è alquanto martoriata, perché gli utili di questo progetto saranno riversati interamente in progetti sociali sul territorio. Quindi si tratta di offrire il know-how tecnico e specifico per condurre questa cantina e portarla, diciamo, al passo dei tempi in termini di produzione, poi intervenire ristrutturando la stessa e cambiando i macchinari. Il tutto avviene attraverso il VIS, un'associazione di solidarietà internazionale qui rappresentata da Sara. Quello che vogliamo fare oggi è lanciare un appello al mondo del vino italiano affinché si approprino del progetto Vino di Cana a Betlemme e tutti insieme riusciamo a dare una speranza, ma a dare vita a un progetto che effettivamente andrà a qualificare il mondo del vino italiano anche sotto questo aspetto. I soggetti interessati oltre alla provincia autonoma di Trento? Sì, la provincia autonoma di Trento ci sarà con l'Istituto Agrario San Michele in modo particolare, poi abbiamo la regione Umbria, abbiamo l'associazione Slow Food, le città del vino, l'associazione degli enologi, quindi si sta costruendo un gruppo motivato a portare a termine questo progetto. Il progetto agisce su tre fattori principali, innanzitutto sulle risorse umane, quindi con consulenze tecniche dall'Italia specialistiche e con la formazione di ragazzi palestinesi che possono prepararsi in Italia e poi portare avanti la cantina nel lungo termine. Agiamo poi sulla ristrutturazione e l'ammodernamento della struttura e dei macchinari, quindi col rifacimento di parte dell'edificio e con la sostituzione dei macchinari che sono ormai molto, molto obsoleti, allargare la nostra disponibilità di vigneti in modo da avere uve buone, di qualità, curate da noi e sempre disponibili.